Buonasera. Posso raccontarvi una storia? Allora vi racconterò la storia più bella del mondo. Per la prima volta nella storia degli uomini è stata pensata una fiaba musicale dove i protagonisti sono gli strumenti musicali. Già, guardate, l'emozione di vedere un'orchestra mi fa battere il cuore a 2000, ma proprio l'emozione, un'emozione, perché è una cosa bella e le cose belle fanno battere il cuore. È una delle forme della felicità, la musica, e l'abbiamo inventata noi, eh? Non c'è in natura, come la pittura, tutte le altre arti. Chi ha fatto tutto il mondo se n'era dimenticato. Pensate quando arriveremo di là e ci diranno: che avete fatto? Noi gli diremo: noi abbiamo fatto cose tipo taratatara, 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 taratatara. Ma una cosa, non c'era in natura, l'abbiamo inventata noi. È un dono proprio che mancava. Chi ha fatto tutto se n'era dimenticato. Guardate la bellezza. E la musica fa bene. È una cosa proprio che cura, come una farmacia. Invece di andare in farmacia uno va a un'orchestra, prende uno strumento, un motivo, una nota e guarisce da tutte le malattie. Questa è l'orchestra Mozart, una delle più strepitose del mondo, eh? Che Mozart, come voi sapete, ha studiato a Bologna, più grande compositore del mondo, a Bologna. Suo padre lo voleva far studiare a Vienna, eh? L'ha chiamato proprio un giorno, ma lui voleva venire a Bologna. Suo padre gliel'ha proprio detto in tedesco: Wolfgang, du musst in Wien studiare. Fest, fest. E Mozart gli ha risposto in bolognese: me, a voi studiare a Bologna, te capì, pistolo? È venuto proprio qua, a Bologna, gli piaceva Bologna. Ah, Mozart, tutto a Bologna imparato. E adesso stasera noi faremo davvero una cosa incantevole, scritta da un russo, Sergei Prokofiev, che ha studiato qui a Casalecchio anche lui. Il nostro, tutti qua sono venuti. Prokofiev ha scritto Pierino e il lupo, infatti non si dice mai appunto in bocca al lupo durante questa cosa perché è pericoloso. E l'orchestra farà i vari personaggi, non è mai accaduto. Ogni volta, cari bambini, che voi li memorizzerete, non li scorderete mai più. Sono più veri proprio dell'organo della vista. L'udito è una cosa che porta proprio all'alto dei cieli e fa diventare vera qualsiasi immagine. Allora, sentite, in questa fiaba ci sono tanti personaggi. C'è Pierino, il lupo, naturalmente, poi c'è un uccellino, un'anatra, il nonno, un gatto, i cacciatori, tanti personaggi. E noi a chi li facciamo fare? Partiamo dal più piccolino, eh? L'uccellino. Chi lo potrebbe fare l'uccellino, secondo voi? Per esempio, può provare lei? Lutz. Sì. Lutz. Lutz, du musst. Oddio, proprio come uccellino questo, no? Sinceramente, più che un uccellino che vola, è un mammutto proprio. L'uccellino chi lo potrebbe fare? Una cosa che dà l'idea di volo, leggera, leggera. Un flauto? Eccolo, la prova. Beh, sembrava che volasse qui. Questo è l'uccellino, lo fa il flauto. Questo è un applauso proprio alla concretezza della bellezza. Sembrava di vederlo volare. Anzi, è lì l'uccellino, è lì, è lì. Ecco, può risuonare, solo giusto a tre note. La soddisfazione di dirigere io per un momento l'orchestra Mozart. Allora, dunque, poi dopo l'uccellino c'è, dunque, chi c'è? L'anatra. E l'anatra che strumento lo può fare? L'anatra, abbiamo deciso dopo averli sentiti tutti, consultazioni, mesi, è l'oboe. State a sentire l'anatra. È un'anatra che sta nuotando nello stagno. È perfetto, non ve li dimenticherete mai più, bambini! Guardate che quando avete in testa, questo è l'obo, è l'anatra, è talmente un'anatra, io a volte mi sbagliavo, andavo al ristorante e chiedevo un oboe all'arancia, so, che un oboe con le patate, è proprio per me, le anatre sono tutti oboi che camminano, perfetto. Dopo abbiamo un gatto,
un gatto che cammina felpato, che vuole attaccare la preda, e il gatto lo fa il clarinetto, sentite. Il nonno, severo, antipatico, un rompiscatole, ma una cosa tremenda. Lo fa uno strumento che molti di voi, cari bambini, e mi rivolgo a quei bambini di età indefinita che vanno dai 4 agli 84 anni, cari bambini, magari non avete mai sentito nominare. Il nonno lo fa il fagotto. Venire a provare. Questo è proprio il mio nonno, parlava così, mio nonno Francesco, sì, era uguale. Vieni qua, era uguale identico, proprio il nonno. Allora adesso abbiamo il lupo. State a sentire, il lupo fa paura un momento, vero? Però è rappresentato non da un solo strumento, ce ne sono voluti tre insieme, tutti della stessa specie. Dopo vedremo cosa sono. Il lupo è stato rappresentato da tre corni. Eccolo che viene. Cari bambini, che vi voglio un bene da morire, ma da morire, che proprio abbiamo Pierino, tutti noi, l'eroe della nostra storia, che non basta davvero un solo strumento, ve lo voglio dire prima, vedete tutte queste persone qua che hanno questi strumenti in mano, che li tengono così e suonano così, così, quelli sono gli archi. È una grande famiglia, si chiamano così perché ci vuole un archetto, un arco per suonarli, è un arco con dei crini di cavallo che strisciando sulle corde suona, vabbè. Ed ecco i contrabbassi, vedete, i violoncelli, le viole, i violini, le viola a mammore, le violette, le violinuzze, i violinini, nini. Sembrano una famiglia, vedete, i contrabbassi sembrano proprio i genitori, i nonni, con i figli maggiori, i fratelli, i bambini più piccini, eccoli qui, proprio una famiglia. Si chiamano gli archi. E questo Pierino è talmente importante che è rappresentato da tutti gli archi dell'orchestra. Pierino, ma c'è da svenire di bellezza. C'è da svenire di bellezza, sentite come si vede tutto il mondo con tre note, danno tutte le emozioni del mondo. E ora pensate un po' che anche i cacciatori hanno un loro tema. E per rappresentare i cacciatori c'è un'altra famiglia nell'orchestra strepitosa, i legni. Si chiamano così gli strumenti detti legni perché originariamente erano fatti tutti di legno, vero? E sono tutti quelli a fiato, il clarino, il flauto, l'oboe, il fagotto, i corni inglesi, i corni francesi, i corni tedeschi, i corni bolognesi, i corni di Roncobilaccio, il controfagotto di Sasso Marconi, tutti strumenti che si chiamano legni appunto a fiato e rappresentano tutti insieme i cacciatori, eccoli. Io vi dico, è una cosa incredibile. Ecco, ora abbiamo... No, non abbiamo finito. C'è per caso qui un tamburo, i timpani, qualcuno che suona i timpani? Reinhold, ci abbiamo messo nottate. Pensate che addirittura lo sparo dei fucili ha un suo motivo.
ed è suonato dai timpani. Oh. Ora abbiamo veramente presentato tutti, Ecco, l'orchestra ha suonato, come avete visto, ognuno suona uno strumento, ognuno fa qualcosa, tutti hanno in mano uno strumento per suonare. Escluso questo signore che non si capisce, che sta qui in piedi. So, forse non c'era posto in platea, si è messo qua. C'è lì una sedia, non ho capito chi. Sapete che ho capito io forse che cosa su, perché tutti gli artisti, coloro, i musicisti, coloro che suonano, sono degli artisti, quindi hanno un'anima da bambini. Sono come dei bambini, no? Si ritorna bambini come tutti noi, sono un po' birichini, a volte fanno delle birichinate, vanno di qua, di là, allora ci vuole qualcuno che li tenga a bada. E abbiamo detto, chi li tiene a bada? E quel signore ha detto, io abbado. E allora si è messo qua il maestro Claudio Abbado, terrà il più grande direttore d'orchestra del mondo, semplicemente, vero? Essere diretti da Abbado, per un musicista essere diretti da Abbado è come per un falegname lavorare con San Giuseppe, so, come per un ottico lavorare con Santa Lucia, come per un prestigiatore lavorare con Mandrake, è un privilegio straordinario. Io da qui in avanti posso dire mi ha diretto Abbado, come sarà una cosa straordinaria. Ecco, ma siccome non c'è nessuno, quasi. Allora, ora abbiamo fatto tutte le presentazioni che tengono questa bacchetta. La musica è l'unico rimasuglio di quando il mondo era pieno di fantasia. Sembra che sia arrivato alla realtà, sono scappate tutte le cose fantastiche, poetiche, e hanno lasciato sta bacchettina in terra. Qualcuno l'ha presa, l'ha mossa, e si è mosso là. E sembra l'unico punto di contatto col mondo della fantasia che ci doveva essere tanto tempo fa. È l'unico lavoro questo, come per i maghi che si lavora con una bacchetta. Pensate alla magnificenza, che bellezza la musica, Allora, ora abbiamo fatto le presentazioni di tutta l'orchestra, ora vi racconto tutta la storia. Prima di tutto vi descrivo l'ambiente, immaginatevi la scena. C'è una casetta circondata da un grande giardino, circondato da una staccionata. Fuori, nei prati, c'è un grosso albero e uno stagno, non lontano da una foresta buia e misteriosa. Una mattina, di buon'ora, Pierino aprì il cancello e uscì sul prato verde che circondava la sua casa. Di un grande albero era appollaiato un uccellino. Amico di Pierino, non appena lo vide arrivare, cinguettò allegramente: buongiorno Pierino, com'è bello qua, tutto è tranquillo. Thank you.
Vicino a Pierino, un'anatra avanzò dondolandosi. Era proprio contenta che il ragazzo non avesse chiuso il cancello e decise di farsi una nuotatina nel profondo stagno in mezzo al prato. Vedendo l'anatra, l'uccellino volò giù dall'albero, si posò sull'erba vicino a lei e disse alzando le spalle: «Ma che razza di uccello sei che non sai volare?» E l'anatra replicò: «Io? Ma che razza di uccello sei tu che non sai nuotare?» E spata schlumpete, si buttò nello stagno. Seguitarono a litigare per un bel po', l'anatra nuotando nello stagno e l'uccellino saltellando sulla riva erbosa. Ad un tratto, qualche cosa attirò l'attenzione di Pierino. Era un gatto che avanzava strisciando fra l'erba. Il gatto pensò: ecco un uccello impegnato a discutere, me lo mangerò per colazione. E incominciò a strisciare verso di lui sulle sue zampe di velluto. Attento! Gridò Pierino e l'uccellino volò svelto sull'albero. L'anatra fece qua qua al gatto. Dal bel mezzo dello stagno, naturalmente. Il gatto girava intorno all'albero, intanto pensava: ma vale la pena d'arrampicarsi fino lassù? Quando sarò lassù lui già sarà volato via. Poi a me sinceramente i flauti mi sono sempre rimasti indigesti. Uscì il nonno, era arrabbiatissimo. Un rompiscatole, una cosa tremenda, no, un fagotto proprio, perché Pierino aveva disobbedito. E gli disse proprio: senti, il prato è un posto pericoloso e mettiamo il caso che un lupo dovesse arrivare, che cosa faresti, eh? Ma Pierino non prestò attenzione alle parole del nonno. I ragazzi come lui e come noi non hanno paura dei lupi.
Ma il nonno lo prese per mano, stavolta arrabbiato proprio sul serio, chiuse il cancello e condusse Pierino verso casa. Allontanato che un grande lupo grigio sbucò dalla foresta. In un baleno il gatto si arrampicò sull'albero. L'anatra starnazzò terrorizzata e stupidamente balzò sulla riva. Prese a correre con tutte le sue forze, ma un'anatra non può essere più veloce di un lupo affamato. Il lupo si avvicinava sempre di più finché la raggiunse. No! La prese, la afferrò, la buttò giù in un sol boccone senza neanche masticare. Ed ora, ecco come stavano le cose. Vabbè, l'anatra è andata e va bene, lasciamo perdere. Il gatto si era accucciato su un ramo. L'uccellino appollaiato su un altro. Non troppo vicino al gatto, naturalmente. Il lupo camminava intorno all'albero, guardandoli con occhi ingordi.
Intanto Pierino guardava quello che stava succedendo da dietro il cancello di casa sua senza un briciolo di paura. Corse in casa, prese una corda robusta e si arrampicò sull'alto muro di pietra. Uno dei rami dell'albero attorno al quale girava il lupo si protendeva oltre il muro. Afferrando il ramo, Pierino riuscì ad arrampicarsi e si ritrovò sull'albero sopra il lupo. Poi disse all'uccellino: ehi, vola giù e comincia a svolazzare intorno al muso del lupo per distrarlo, hai capito? Oh, attento però a non farti prendere. L'uccellino quasi toccava il muso del lupo con le ali, pensate un po' com'era coraggioso, mentre questo il lupo, aprendo la bocca, spiccava dei salti fulminei cercando di mangiarselo. L'aveva fatto inferocire, ma era arrabbiato una cosa, come lo voleva mangiare! Ma l'uccellino era molto più intelligente della belva e continuava il suo gioco. Intanto Pierino aveva fatto un nodo scorsoio e cautamente lo calò giù dall'albero. Riuscì ad infilarlo, pensate un po', nella coda del lupo e cominciò a tirare con tutte le sue forze. Sentendosi preso in trappola, il lupo si mise a saltare furiosamente cercando di liberarsi dalla coda. Pierino legò l'altro capo della corda all'albero e più il lupo saltava, più si stringeva il nodo scorsoio. Proprio in quel momento, i cacciatori uscivano dalla foresta. Seguivano le tracce del lupo e sparavano ad ogni passo. Thank you.
disse Pierino, ma che sparate sempre? Ma non lo vedete che io e l'uccellino abbiamo già catturato il lupo? Aiutateci piuttosto a portarlo allo zoo. E allora? Immaginatevi la marcia trionfale. Pierino in testa! Dietro i cacciatori che trascinavano il lupo. Nonno e il gatto chiudevano il corteo. Il nonno ancora scuoteva la testa e continuava a brontolare, ma e se Pierino non fosse riuscito a catturare il lupo, che cosa sarebbe successo, Sopra di loro volteggiava l'uccellino, cinguettando allegramente. Però, che tipico raggiosi siamo io e Pierino! Guardate che cosa siamo riusciti a catturare! E qui no. Il nonno continuava a brontolare tanto che i cacciatori stavano per slegare il lupo, legare lui e portarlo allo zoo. Lui non ce la facevano più. Però nel silenzio, se qualcuno avesse sentito, ascoltato piano piano, avrebbe sentito qua 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 l'anatra che stava nella pancia del lupo, perché quello scemo per la fretta l'aveva mangiata viva, e quella continuava a fare qua 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 qua. Thank you.